Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. In quanti mi avete chiesto qual è il rig perfetto per poter sfruttare la GoPro per realizzare dei vlog? Oggi rispondiamo a questa domanda. I vlog sono la tecnica narrativa più utilizzata dai creator digitali, dai creator del web, quindi parliamo di quelli su YouTube, perché è la tecnica di narrazione più semplice, più avvicinabile da chiunque. Perché parliamo di raccontare gli eventi, quindi quello che accade, raccontare una storia, la storia che capita a noi o una storia che noi andiamo a creare dal vivo. Esistono tante tipologie di vlog, ma tutti quanti vengono accomunati da una cosa: la macchina con cui vengono registrati. E qui è nata un'enorme competizione tra le fotocamere utilizzate per la realizzazione di questi speciali contenuti. La macchina migliore non è detto che sia per forza la più piccola, perché tante volte le macchine più piccole non hanno possibilità di espansione, non hanno possibilità di una buona qualità visiva e di una buona qualità audio. Ed una di queste macchine che si utilizzano per la realizzazione di vlog è la GoPro. Ma per essere utilizzata per realizzare dei vlog, la GoPro ha bisogno di qualche piccolo accorgimento. Quindi vediamo di cosa abbiamo bisogno per fare vlog con la GoPro. Abbiamo bisogno naturalmente di una GoPro. Io utilizzo un Hero 5, ma potete acquistare un Hero 6. Avremo bisogno poi di un cage esterno con la possibilità di montare una slitta outshow con le relative vite. Abbiamo bisogno poi di un microfono con il pellicciotto, dell'adattatore per poter collegare il microfono alla nostra GoPro e di un cavalletto che sia un Joby GorillaPod oppure un Manfrotto Pixie. La prima cosa da fare sarà naturalmente montare la slitta outshow sul nostro cage esterno in metallo. Cosa interessante di questi cage, oltre alla possibilità quindi di poter montare una slitta outshow, è quella di poter montare dei filtri davanti all'ottica della nostra GoPro, che possa essere un semplice filtro per evitare che si graffi la lente, oppure un filtro polarizzatore. Prendiamo ora la nostra GoPro e dobbiamo rimuovere il carino laterale per esporre quelli che sono i connettori per poter attaccare l'adattatore audio. Con una semplice pressione si stacca il carrellino che dovremo conservare e non perderlo. Inseriamo tutto all'interno del nostro cage e stringiamo la vite che troviamo sul lato per bloccare la GoPro in posizione. Fatto ciò, abbiamo inserito la GoPro all'interno del nostro cage e tutti i pulsanti importanti sono tutti quanti ben esposti. Ora andiamo a collegare il nostro cage sul nostro cavalletto, il cavalletto che noi abbiamo scelto, e poi andiamo a montare il nostro microfono. Fatto questo, montiamo il nostro adattatore, mettiamolo in posizione e colleghiamo il jack per l'audio. Ed ecco pronto il nostro rig. Questo è il rig che trasforma la GoPro da sola action cam in una buona camera per poter registrare dei vlog. Qual è la differenza tra la sola camera e questo rig? Beh, di sicuro tutta questa struttura è molto più ingombrante della sola action cam. La vera grande differenza sta nell'audio. Noi sappiamo che la GoPro registra in determinate condizioni di luminosità un'ottima immagine, che è uno dei tre elementi fondamentali quando si realizza un vlog. I tre elementi sono naturalmente il contenuto, l'immagine e l'audio. Diamo per scontato che il contenuto sia interessante per il nostro spettatore. Sappiamo che la GoPro in condizioni di ottima luce è in grado di realizzare delle ottime immagini. Abbiamo bisogno di migliorare quello che è il comparto audio della GoPro. Quindi tutto questo rig che abbiamo sopra al cavalletto serve per migliorare la parte audio di GoPro. Abbiamo bisogno di un cage che mantenga la GoPro, che non può essere quello di base, perché abbiamo bisogno di una slitta outshow. La slitta outshow è la slitta che troviamo anche sulle macchine fotografiche, che ci permette di agganciare un microfono. Microfono che io in questo caso ho scelto un Rode VideoMicro, perché compromesso migliore secondo me tra qualità e prezzo, registra un ottimo
un ottimo input di audio ad un prezzo praticamente contenuto. Ci sono tantissime sottomarche anche sul web, ma nessuna di quelle riesce, anche se costano molto meno, ad arrivare al compromesso qualità-prezzo che hanno i microfoni Rode. E tra le altre cose, l'adattatore di cui adesso parliamo è compatibile solo con una serie di microfoni che sono specificati sul sito GoPro. Parliamo dell'adattatore, il problema più grande, parliamo di questo accessorio qui. Come sappiamo, la GoPro, come tutte le altre action cam, non hanno l'ingresso per poter attaccare direttamente un jack microfonico. Quindi, dato che abbiamo come connettività soltanto lo spinotto micro HDMI e una porta USB di tipo C, abbiamo bisogno di un adattatore che da USB di tipo C ci trasforma in un input per microfono. E l'unico adattatore utilizzabile dopo tante ricerche è quello ufficiale GoPro. Ho provato a cercare adattatori compatibili, non ne esistono. Ho provato ad utilizzare, ho comprato su Amazon un adattatore simile, ma della iCamera, della Action Cam, della i, la 4K Plus, che costa molto meno, costa $7, 7 euro se non vado errato, ma la camera non lo riconosce. E quindi c'è bisogno per forza di comprare questo, che di listino costa 65 euro. È un costo enorme, ma è l'unico modo per poter collegare un microfono esterno alla nostra GoPro. Altro problema che troviamo è che, come vi ho mostrato durante la fase di montaggio, è necessario smontare lo sportellino laterale esponendo le connessioni della GoPro a quelle che possono essere le intemperie. Se la GoPro in sé, senza bisogno di cage esterni, era impermeabile all'acqua fino ai 10 metri, naturalmente togliendo lo sportellino laterale e lasciando le connessioni esposte, questo non lo è più. È anche vero che se mettiamo in piedi un rig del genere non possiamo registrare un vlog sott'acqua. Quindi questo problema diciamo che è risolto. Una volta collegato l'adattatore, quello che avviene è che abbiamo questa protuberanza della camera che praticamente penzola giù, e l'unica soluzione che ho trovato è poterla incastrare in questo modo qua e poterci agganciare il microfono. In questa posizione qui l'adattatore tenderà a non cadere, anche se è un po' ingombrante. Unica nota positiva di questo adattatore è che continua a mantenere la porta USB di tipo C, perché da quest'altro lato noi abbiamo collegato l'adattatore e da qui ne possiamo continuare a tenere in carica la GoPro anche avendo attaccato il microfono. Quando vi ho mostrato tutti gli elementi del kit, vi ho parlato anche della possibilità di utilizzare due cavalletti. Il primo è questo, è quello della Joby, questo è un GorillaPod, e ne esistono di vari modelli. Ogni modello viene tarato in base al peso che può supportare. Questo modello in particolare, il modello Action, è il modello che supporta camere leggere e GoPro, tant'è che esce direttamente con l'aggancio rapido per i supporti GoPro, che poi si è direttamente agganciato sopra. L'altro di cui vi ho parlato invece è il Manfrotto Pixi, molto più economico, costa all'incirca 20 euro, molto più solido, ma la differenza con questo è che quello può essere appoggiato soltanto su superfici lisce. Invece questo, la sua peculiarità è che grazie alle sue gambe snodabili può essere praticamente appoggiato su qualsiasi tipo di superficie, ad esempio anche una superficie disconnessa di questo genere, mantenendo quella che è l'aderenza grazie a questi gommini che fanno da struttura antiaderenti, e tra le altre cose grazie al fatto che è snodabile può tranquillamente essere avvolto attorno ad esempio ad un palo e mantenere la macchina ferma. Naturalmente l'utilizzo del cavalletto sta a come voi volete realizzare i vostri contenuti, ed entrambi naturalmente possono essere utilizzati in modalità selfie, dove noi impugniamo il cavalletto per mantenere la camera in questo modo, anche se realmente noi non avremo bisogno, perché potremo utilizzare la GoPro soltanto in questo modo qui, ma tante volte diventa comodo per chi realizza vlog appoggiare la camera e parlare con essa. Ora, quello di cui vi voglio parlare sono una serie di consigli su come impostare la camera sia nella parte video che nella parte audio. Il primo settaggio di cui vi voglio parlare è quello della risoluzione. Secondo me la risoluzione migliore da poter utilizzare è quella a 2,7K e a 50 fotogrammi al secondo, perché così facendo abbiamo la possibilità di poter attivare all'interno delle impostazioni lo stabilizzatore video. Questo naturalmente è una funzione che vale per la GoPro Hero 5 che sto utilizzando io, ma con una GoPro Hero 6 lo stabilizzatore è possibile attivarlo anche a 4K. E stesso concetto vale per i 50 fotogrammi al secondo. Io utilizzo il 2,7K sulla GoPro Hero 5, che
in questo momento è consigliata perché ha un ottimo costo, un ottimo rapporto qualità-prezzo su Amazon, c'è la possibilità di registrare 50 frame al secondo, mentre con la GoPro Hero 6 è possibile farlo anche a 4K. Altro consiglio che vi do è quello di attivare la modalità ProTune per i colori ed utilizzare questi parametri, ossia il colore, mettere il profilo piatto, utilizzare il bilanciamento del bianco in automatico, ISO massimo 800, l'otturatore automatico, la compensazione dell'esposizione a 0,5 più 0,5, la nitidezza alta, la compressione del file audio medio, perché comunque registriamo da un microfono esterno, e queste sono per le impostazioni video. Mentre un'altra cosa fondamentale che dobbiamo andare a vedere la vediamo nelle preferenze. Scorrendo giù nelle preferenze arriveremo alla voce ingresso audio. In questo momento io ho staccato l'adattatore e come potete vedere l'ingresso audio dice non disponibile. Nel momento in cui lo andiamo ad attaccare compariranno delle impostazioni, quindi sarà cliccabile e abbiamo una serie di opzioni che possiamo andare a selezionare. La prima è quella standard e il suggerimento accanto ci spiega che la modalità per supporto di microfoni non autoalimentati, come in questo caso il nostro Rode Video Micro. Poi abbiamo la seconda opzione, che è quella che io ho selezionato, la Standard Mic Più, che praticamente è l'impostazione per i microfoni non autoalimentati e alza il volume di 20 dB. Sotto invece abbiamo le impostazioni standard per i microfoni alimentati, quindi ad esempio il Rode Video Mic Pro, e la modalità Plus, dove sempre per i microfoni alimentati aumenta il volume di 20 dB. Nel mio consiglio, in questa configurazione, l'impostazione da utilizzare è Standard Mic Plus. Insomma, se anche voi utilizzate la GoPro per realizzare dei vlog o anche dei video, date la vostra opinione, raccontatemi voi cosa utilizzate, raccontatemi le impostazioni che voi utilizzate, così potremo consigliarci a vicenda e consigliare anche chi oggi vuole cominciare a realizzare dei video e dei vlog con la GoPro. Insomma, cos'altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.